Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo a Max Time, il mio canale YouTube, a commentare la prestazione di domenica scorsa a Crotone del Milan. Io l'ho vista in compagnia degli amici del Milan Club Marco Van Basten, Santa Lucia del Mela. Molti di essi erano a Crotone in trasferta, la prima loro trasferta organizzata, quindi eravamo vicini, ci siamo visti. Il giorno prima avremmo voluto anche commentare il lunedì, poi la prestazione non è stato possibile. Comunque abbiamo visto tutti che il Milan è parso molto svogliato, molto deconcentrato. Non è il solito Milan che reagisce anche a certe difficoltà che la partita gli presenta. Il Milan è riuscito a pareggiarla in un modo abbastanza fortunoso e ha sofferto e Donnarumma di nuovo ci ha messo del suo per salvare il risultato, ma chiaramente di fronte a queste prestazioni inconcludenti contro le ultime della classifica con Pescara, Empoli, ora Crotone, il Milan doveva fare di più, era obbligato a portare a casa un risultato diverso che adesso lo vede ancora a poche lunghezze di vantaggio su un Inter che è allo sbando, ma comunque ancora a 3 punti, la Fiorentina a 4, fortunatamente sconfitta dal Palermo. Anche qui è molto, molto curioso questo fatto, però fortunatamente è andata così, una prestazione da rivedere. E Montella dice che adesso arriveranno le partite più semplici. Non sono molto d'accordo con lui, l'ho scritto anche nel mio articolo per Milan News. C'è qualche cosa che non va perché le prestazioni non sono convincenti. Adesso arriveranno delle gare complicate contro Roma e Atalanta, che hanno da una parte fame di punti perché la Roma arriva da dei risultati che mettono in discussione il raggiungimento del secondo posto in classifica e quindi qualificazione diretta alla Champions, mentre l'Atalanta non smette mai di stupire, quindi è difficile pensare che a Bergamo sul loro campo possano accomodarsi e attendere il Milan senza aggredirlo e senza metterlo in difficoltà. Quindi un Milan da rivedere. Montella secondo me dovrà lavorare su questo perché ci sono dei comportamenti troppo leziosi da parte di qualche giocatore, quindi è bene intervenire. Far giocare chi ha voglia di giocare e di portare il Milan in queste ultime 4 partite alla qualificazione europea che ormai è troppo lontana. I tifosi lo avvertono, io ho avuto modo di parlare con tanti di loro anche in una regione diversa da quella lombarda in questi giorni e c'è molto disappunto, c'è lo sconcerto che non c'era di fronte alle difficoltà di mercato che c'erano magari qualche mese fa e che ci sono tuttora, ma comunque c'erano delle prestazioni che alla fine erano convincenti. Adesso i tifosi, i sostenitori sono abbastanza preoccupati, li ho visti demotivati, quindi è un po' come la squadra ora. Quindi su questo deve intervenire Montella, che fino ad ora è stato bravo a reggere tutti gli urti e tutti gli eventi che circondavano questo Milan. Adesso nelle ultime settimane, quando c'è una certezza dal punto di vista societario, perlomeno nella conclusione del passaggio, il Milan non riesce invece a cambiare marcia e a portare a casa quei risultati che alla fine sembravano semplici da ottenere. Quindi la semplicità evocata da Montella non è stata comunque realizzata sul campo dai giocatori nelle partite più abbordabili. Quindi adesso diventa dura perché già domenica sera la Roma potrebbe mettere in difficoltà questo Milan. Il calendario vede Roma in casa, Bergamo fuori, Cagliari poi Bologna, quindi 4 solo partite, non c'è tanto da fare calcoli, è solo da portare a casa un risultato credibile e utile soprattutto perché in questo momento c'è bisogno di fare il risultato, è inutile appellarci alle difficoltà dell'attacco che non segna perché anche la difesa è imbarazzante in molti frangenti e il centrocampo non dà il giusto supporto, tanti giocatori sembrano fuori condizione fisica ma anche mentale, questo deve preoccupare, quindi forza.
speriamo che domenica si possa conseguire un risultato diverso. I tifosi se lo meritano e quindi vi diamo appuntamento su Max Time, il mio canale YouTube. A presto, mettete i vostri commenti, condividete con i vostri contatti il video se vi sarà piaciuto. E iscrivetevi, non costa nulla, basta un clic dove c'è la voce iscrivetevi e daremo la possibilità di migliorare il sito e fare tante sorprese. Qualcuna l'abbiamo già fatta adesso a Santa Lucia del Mela, dove abbiamo donato qualche prestigiosa firma dei nostri giocatori e li aspettiamo anche domenica sera, alcuni di loro, allo stadio a San Siro, dalla Sicilia ad assistere a Milano-Roma. Speriamo che questa volta il loro viaggio sia più fortunato e soprattutto più gratificante, perché i tifosi in questo momento se lo meritano. Grazie, a presto su Max Time, il mio canale YouTube. Ciao!